Amici cari, oggi il mostro Nenicare Number incredibile, l'ho chiamato intoccabile. Tanto si usa un mazzo di carte tutte diverse, qui non userete carte gimmick, cose del genere, un mazzo regolarissimo che avete tranquillamente. Come funziona? Si chiede allo spettatore una carta così. Prima di tutto vi faccio vedere che mi avvalgo dell'applicazione da 1 a 52 numeri tutti random, vedete? Tutti random. Quindi sarà tutto pulito, ok? Come se fosse lo spettatore che mi dice un numero tra 1 e 52. Una carta libera, gli dite una carta libera, mettiamo che dice, non so, donna di cuori, bellissima carta. Voi non toccherete mai le carte, fine, potete stare con le mani sulla schiena. Vi chiedete un numero tra 1 e 52. Quindi dopo che ha scelto lui la carta del mento, un numero tra 1 e 52, in questo caso mi avvalgo, perché voglio che sia super reale. Vediamo. 36. Voi non toccate niente. Beh ragazzi, non ci crederete. Ci sono i due jolly. Ma non ci interessa niente, comunque noi non conteremo i jolly, ok? Andiamo a togliere 36 carte. 1, 2, 3, questi non valgono, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donna di cuori. Ragazzi, è sempre così. È qualcosa di pazzesco. Ora vi faccio vedere. Gli dite semplicemente qualsiasi carta. Lui può scegliere qualsiasi carta che vuole, non ha restrizioni, questo è importantissimo. Ad esempio, non so, facciamo 5 di fiori. 5 di fiori. Si lascia il mazzo qua, basta. Una volta che ha scelto la carta, basta. Il numero, si chiede qualsiasi numero tra 52. Facciamo ancora, mi ha spento lo schermo. 20. Si vede, eh? Bene, noi gli diciamo di mentalmente togliere il numero che sta sotto al mazzo. Semplicemente c'è un 5. Toglierà dal suo 20, tutto era dal destino, 5, fa 15. Gli si chiede, lo vuoi cima o da fondo? È lo stesso da fondo, quindi dal fondo così. Togliamo esattamente 15, perché 20 togliendo 5, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, la quindicesima carta, 5 di fiori.